Ciao a tutti amici YouTube, come sempre ben ritrovati in una puntata di Mai Dire Games. Oggi sono qua per questo episodio notturno. Infatti ragazzi, la prima volta che filmo un episodio veramente la sera. E sono qui per giocare ad un gioco horror. Allora, sono un po' il volume che sono un po' troppo alto e fa casino. Così va bene. Sono qua per giocare a Slender Pants. Sì, è SpongeBob, ragazzi, è SpongeBob. Che ci posso fare? È un gioco horror con SpongeBob dietro. Ovviamente non so immaginarmi un gioco horror con SpongeBob. Sicuramente non sarà un gioco horror. Però appena ho visto che c'era SpongeBob ho detto che non possono farlo. Che cazzo, cioè, come fa? Come si fa? Che dove bisogna raccogliere le pagine come negli altri Slender. Comunque, sì. Sì, hai due mezzi, sì, faccio sto cazzo. E dobbiamo comunque stare attenti perché non so se sarà qualcosa di pauroso o meno. Si corre? Sì, si corre. Sì, vabbè, siamo arrivati a questa sottospecie di... Perché quando siamo sotto l'acqua non si vede... Ma che bug... Ok, questo bug è tremendo. Se va sotto l'acqua sembra che non ci sia. E comunque, e come parlavo, questo gioco, stiamo dicendo, questo gioco è un gioco che dovrebbe essere horror, ma non credo possa essere horror, però l'idea mi stuzzicava, ecco, tutto qui. Insomma, spacchi due legnetti quando accendi e spegni la... così, no? Sì, ok. Sì, vabbè, ma l'ambientazione è gigante. Dove cazzo devo andare io? Ho trovato una pagina per culo. Oh my god. Ma sei ritornato al fiume, col cazzo. Voglio attraverso il fiume io. Per vedere quel bug. Perché sembra che ci sia l'acqua anche alla riva? Vabbè, andiamo sotto. Mi tiravo lì. Ok, c'è una sega. C'è un cazzo. Noi andiamo a dritto finché non si trova qualcosa. Sono ritornato all'albero gigante, ma sono proprio un coglione. Vediamo se c'è un'altra parte. Se forse questo è un altro albero gigante. No, è sempre il solito albero di prima. E vabbè. Che ci si può fare? Magari di qua c'è qualcosa di più bellino. Sempre l'albero, ehi, ma che cazzo fa? Sempre l'albero. Qua ci sono già stato, quindi... Guarda di qua! Che cazzo! Che cazzo è un aereo che si schianta? Ma è posto! È un rumore tremendo! Ma che cazzo! Che stanzata è? Che stanzata è, madonna? Vaffanculo! Sì, SpongeBob, Slendy Pants, whoop di your ass! Ma ci vaffanculo! It's called the Ugly Barnacle. Io non posso giocare a questo gioco qua, non mi fa paura. Però devo vincere, dai, ci posso fare. Proviamo ad andare dietro stavolta, a vedere se c'è qualcosa di più carino. Ma questo gioco non posso prenderlo sul serio, per davvero. Ma si vede bene. Non si può prendere sul serio un gioco dove c'è SpongeBob, un gioco horror con SpongeBob, via, come si fa? Cioè, come si fa? Cioè, come si fa? Di... Tutta. Senti, spettacolo. Faccio anche... Tutta. Ci lancio in cinema con la torcia. Io ogni volta mi guardo dietro per vedere se arriva, perché prima mi è arrivata da dietro. Stavolta non accenna ad arrivare nessuno SpongeBob. Tanto appena arriva lo vedo. Va, e non si teletrasporta, quindi io che ci posso fare io? Ma che c'è il fine mappa qui, finisce? Credo di sì. Ma che la luce c'ha una portata bassissima.
che cazzo, ma ci deve essere qualcosa di normale, tipo, boh, pagine invece che solo alberi a minchia. Ad muzzo. Così. No, dai, non si può mi andare avanti così, c'è una sega. Dopo può apparire quella merda bianca di SpongeBob. Fa quel verso, sembra si sia schiantato un camion contro un guardrail. Tarda ad arrivare, Ho trovato uno stradello, fermi tutti. Ho trovato dei barili. Della Shell. Pubblicità occulta, bestia. Killed Squid. Ho ucciso Squid. Questo è creepy. Eccolo, madonna, che coglioni. È già arrivato. Ma non fa paura questo gioco. Vabbè, lo metto tra giochi horror perché è ufficialmente classificato come un gioco horror. Ma io corro. Vedi come mi acchiappa se corro. Madonna, è già lì. Come mi ha fatto un acchiappi. No, non fa quel rumore. Wow. Ponte. Non ci va sotto. Non c'è l'acqua. Si è trattato degli stradelli bellini, dai. Wow! Una roccia, c'è una pagina, c'è una pagina sicura. C'è una pagina, vergognati! Meno male sto correndo come un demente. Corri, cazzo, corri. No, no, è finito lo stradellino. Allora andiamo in mezzo alle agli alberi. Corri, cazzo, corri! Corri, 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 Maremma, ragazzi, corri! Corri come non hai mai corso in vita tua! Che poi chi siamo noi, il personaggio nostro? Tra Squiddy che scappa da SpongeBob o Patrick che scappa da uno SpongeBob impazzito? Che siamo? Gary? Che sono una siga che siamo noi? So, e se siamo a questa altezza qua vuol dire che siamo dei nani. Ma ho trovato un altro fiume. Ma che cazzo, poi c'è questo bug, bug è tremendo, guarda là che schifo. Andate, corri, 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 corri. Corri che SpongeBob non ci sta inseguendo, corri. Sembra sgomma. Corri, cazzo, corri, Maremma, ragazzi. Troviamo altre pagine. Ci sarebbe il fiume che sta circumnavigando la mappa. Io mi sembrava di essere andata dritta invece avessi visto l'altra strada, quella lì. Corri, cazzo, corri. Ma che è sempre rimasto di prima? Un dente. Cazzo, vai, vai. Che cos'è? Ah, il ponte. Oddio. SpongeBob l'ho lasciato qui. Ah, i bidoni della Shell. Shell V-Power Diesel. Un trattore! Cazzo. Chiappa la pagina, corriamo via. Corri, corri, due pagine prese, due pagine, sì. Cazzo, sono troppo forti. Cioè, questo è fine mappa, porca puttana, fine mappa. Costeggiamolo, potrebbe non essere una cattiva idea. Costeggiamo il fine mappa tutta bestia. Costeggiamo il fine mappa tutta bestia, tu cazzo. Poi giù se n'è andato, fa paura così. No, l'uscio non mi abbandonare, oh mio Dio, il pad. Oh mio Dio, mi ha abbandonato la luce, che cazzo fa ora? La luce mi ha abbandonato. Cazzo. Non si vede più una sega da questo punto, eh. Aspettate, forse qualcosa si vedrà ancora. Magari sì, si vedrà qualcosa ancora. Un'altra macchina! Pagina, pagina, dove sei? Pagina, dove sei? Eccola, eccola, eccola! Eccola! Corriamo come se non ci fosse un domani! No, ho paura per un gioco del cazzo. Sta prendendo fuoco la mano. Una cascata. Una fottuta cascata. Un altro bug brutto come SpongeBob. C'è una cazzo di pace. Sì! Sì! No! Lol! L'ho presa? Madonna! L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa! L'ho presa, sono anche scappato! Porca puttana!
puttana, sono scappato. Oddio, oddio, oddio. Sono ancora vivo. Un'altra pagina. Prendila, 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 cazzo. Prendila. Sono scappato un'altra volta, sì. Sì, cazzo, sì. Sì, la vittoria è nostra. Ce ne mancano solo due. Non so se ce ne sono solo poi, ma boh, stiamo scappando da 2 ore, abbiamo già 5. Ragazzi, possiamo farcela. Possiamo farcela. Ce la possiamo fare, eh? No. No, ma dai, è sempre quel cazzo di masso di prima. Di qua c'è qualcosa di buono, me lo sento. Possiamo farcela, ragazzi. La prima volta finisco un gioco horror, dai. A parte. No, neanche Jeff the Killer, non ho finito neanche Jeff the Killer, sono proprio un pezzo di merda. Sono palpitante, veramente, sto palpitando. Cazzo, corri! Corri come se non ci fosse un domani, inizia a laggare anche Spongebob Slender, penso, siamo messi proprio male con questo PC. Ma non sta laggando, cazzo di Dio. Scusate un attimo, ma mi fa male la mano a forza di stare qui, ah. Che cazzo è successo? Ma dove? No, dove cazzo mi ha preso? Ma fa fottiti, stronzo. Madonna. Guardate, accendo un attimo la luce che sennò mi si vede una sega. Allora, qui da Gabriel, soprattutto voi ci avete visto in questo video del cazzo di questo gioco di merda. E al prossimo video, sempre qui su Madire Games. Mi raccomando, non mancate.